Buongiorno a voi. Leggiamo oggi in Giosuè 1:8. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. L'interprete. Avevo mandato una lettera con alcune mie considerazioni al presidente di un'associazione di cui facevo parte. Siccome, tra le altre cose, rivolgevo delle critiche costruttive all'esecutivo dell'associazione, queste vennero fraintese dando adito ad una controversia. Diversi mesi dopo fu indetta una riunione del comitato di cui facevo parte, alla quale avrebbe presenziato anche il presidente con tutto l'esecutivo. All'ordine del giorno, fra i vari punti, c'era anche la richiesta di chiarimenti intorno a quanto io avevo scritto. Nel corso della riunione, quando arrivò il turno di quella mia lettera, ognuno esprimeva il proprio punto di vista secondo l'interpretazione data da ciascuno. Alcuni pareri erano positivi, altri invece esprimevano del disappunto. Avendo capito che più di qualcuno avesse frainteso ciò che io intendessi dire nella lettera, chiesi la parola e mi accinsi a specificare cosa realmente significasse ciò che vi era scritto. Quando io finì di parlare, uno dei presenti mi apostrofò, asserendo che la lettera diceva tutt'altra cosa e che io la stavo interpretando diversamente. Al che mi alterai un po' e feci notare a quella persona che chi gli stava davanti, cioè io, era l'autore di quella lettera e pertanto non avevo nulla da interpretare in quanto nessuno meglio di me avrebbe potuto capirne il vero significato. Al silenzio seguì un mormorio di assenso e il mio interlocutore, che ammise il suo errore, mi chiese scusa, così tutto si risolse nel migliore dei modi. Questo accade frequentemente con la parola di Dio, dove ognuno vuol dare la propria interpretazione di ciò che lo Spirito Santo ha scritto attraverso la mano di 40 autori diversi. Molto spesso si sente dire che la Bibbia è difficile da interpretare e altrettanto spesso si trova sempre qualcuno che si reputa interprete unico della parola di Dio. Mettiamo in chiaro questa cosa. La parola di Dio non va interpretata, ma va compresa secondo il nostro grado di maturità nella conoscenza. Maturità e conoscenza che vanno aumentando di pari passo alla nostra dedizione allo studio e alle nostre esperienze spirituali. La Bibbia è un libro particolare che si interpreta da solo attraverso la cronologia degli avvenimenti in esso descritti. Gesù ha interpretato e applicato quanto descritto nel Vecchio Testamento. Gli apostoli, successivamente, hanno interpretato la vita e gli insegnamenti di Gesù, completando così tutto ciò che c'era da dire e da sapere. Diffidiamo pertanto dei sedicenti interpreti perché, a causa di questi, la Chiesa ha subito e subisce ancora scismi e divisioni, allontanando le persone da Dio anziché avvicinarle. Vuoi conoscere la volontà di Dio? Vuoi conoscere la verità? Leggi la Bibbia avvalendoti di persone sagge che ti guidino nella lettura, che, stimolandoti, lascino a te il compito di capirla. Il Signore vedrà la sincerità del tuo cuore e sarà Lui stesso a farti comprendere ciò che realmente ti vuole dire. Lui non affretterà i tempi. Ti condurrà passo passo, dalle elementari fino all'università spirituale, senza confondere la tua mente e il tuo cuore. Quello che apprenderai all'inizio del tuo cammino spirituale è e resterà alla base di ciò che apprenderai in futuro. E quando ti troverai con una domanda senza risposta o di fronte a qualcosa che non riesci a comprendere, rivolgiti all'autore, allo Spirito Santo, e sta sicuro che in un modo o nell'altro Lui aprirà la tua mente e riceverai le risposte che cerchi. Leggi e metti in pratica la parola di Dio. Scoprirai un meraviglioso universo di conoscenza che darà un senso alla tua vita, il vero senso della tua vita. Che Dio ti benedica.